Durante il 1800 i territori degli Stati Uniti si erano sviluppati in modo diverso tra loro. Il sud era rimasto ad un'economia prevalentemente agricola, mentre il nord si era industrializzato. Per questo motivo la schiavitù era molto diffusa al sud, dove c'era bisogno di molta manodopera, mentre il nord aveva abolito il sistema schiavista, grazie anche ad una forte immigrazione che proveniva dalla Germania e dall'Irlanda e forniva manodopera a basso costo. Con la crescita dei movimenti antischiavisti al nord, i cittadini del sud temevano che l'esistenza stessa della schiavitù e quindi della colonna portante della loro economia fosse in pericolo. E infatti, nel 1860, dopo una campagna elettorale incentrata soprattutto sulla volontà di abolire la schiavitù, Abraham Lincoln diventa il primo presidente repubblicano degli Stati Uniti. Nei 3 mesi successivi, il South Carolina, il Mississippi, la Florida, l'Alabama, la Georgia, la Louisiana e il Texas, non volendo rinunciare al sistema schiavista, formarono una confederazione ed organizzarono una secessione dagli Stati Uniti. Nel marzo del 1861 l'esercito confederato attaccò un forte dell'Unione, il Forte Sumter, dando inizio alla guerra civile e spronando altri 4 stati ad unirsi alla confederazione: Virginia, Arkansas, North Carolina e Tennessee. Il Nord poteva contare su ben 23 stati ed un enorme vantaggio in quanto a popolazione, produzione di armi e logistica. Il Sud, d'altra parte, poteva contare su una forte tradizione militare, insieme ai migliori soldati e comandanti degli stati ormai non più uniti. Nonostante questo, però, il Sud non poteva sperare in nessun modo di occupare militarmente il Nord. Non c'era alcuna possibilità. La strategia della Confederazione fu allora quella di rimanere sulla difensiva e resistere più tempo possibile, sfiancando l'esercito dell'Unione con una guerra d'attrito. Inizialmente il piano dell'Unione era quello di organizzare un blocco navale su tutto il territorio della Confederazione e scendere dal fiume Mississippi per isolare il Sud e mettere in ginocchio la sua economia. Ma il piano fu rifiutato dal popolo che voleva conquistare la città che era diventata la capitale del Sud, Richmond. Nel 1861 l'Unione invase il Sud per raggiungere Richmond, ma la prima battaglia della guerra si risolse in una decisiva vittoria dei Confederati, guidati dal generale Jonathan Jackson, che costrinse le forze federali a ritirarsi fino a Washington. In risposta, Lincoln chiese 500.000 nuove reclute, facendo capire che la guerra non sarebbe stata così breve come ci si aspettava. Dato il fallimento dell'attacco, nel 1862 l'Unione decise di riutilizzare il piano che era stato precedentemente rifiutato e organizzò un blocco navale su tutta la costa della Confederazione per bloccare le esportazioni di cotone e caffè in Europa. La Confederazione, d'altra parte, credeva che gli stati europei, per ottenere il prima possibile la possibilità di importare quei prodotti, sarebbero scesi in guerra al loro fianco contro l'Unione, ma così non fu, perché l'Europa riuscì semplicemente a trovare quei prodotti altrove. Insieme al blocco navale, l'Unione lanciò diversi attacchi dalla Virginia e dalla Louisiana per risalire il Mississippi e nel Kentucky, dove il generale Ulysses S. Grant divenne famoso per accettare solo la resa incondizionata dei suoi nemici e si guadagnò il nomignolo di Unconditional Surrender Grant. Dato che la flotta del Sud era molto meno numerosa di quella dell'Unione, la Confederazione cominciò a sviluppare le prime corazzate e all'inizio riuscirono ad infliggere gravi danni alle navi del Nord, finché anche loro non convertirono le loro navi di legno in corazzate e costruirono addirittura i primi sottomarini, rivoluzionando per sempre le strategie della guerra navale. Tutti gli attacchi via terra verso la capitale della Confederazione, Richmond, fallirono e costrinsero le forze dell'Unione alla ritirata. La situazione invece procedeva meglio sul Mississippi, dove il signor resa incondizionato aveva conquistato l'ultimo forte nemico sul fiume ed era riuscito a tagliare in due la Confederazione, isolando il Texas. Dopo aver messo in sicurezza il fiume, l'Unione lanciò un attacco nel Tennessee e da lì Grant, che intanto era stato nominato da Lincoln il capo di tutte le forze armate, organizzò un attacco coordinato dal Tennessee e in Virginia per riprendere Richmond. Nel 1865, un anno dopo che Lincoln era stato di nuovo eletto presidente, il generale Lee, quando ormai si rese conto di aver perso la guerra, firmò la resa all'Unione e gli Stati Uniti furono di nuovo, appunto, uniti. Il 14 aprile Lincoln fu assassinato mentre era a teatro da un simpatizzante confederato, e la guerra civile, con circa 1 milione di vittime, fu il conflitto più sanguinoso mai combattuto dagli Stati Uniti, e nonostante questo la fine della schiavitù non coincise con la fine del razzismo, che continuò almeno fino agli anni 60, quando ancora gli autobus e i bagni pubblici dei bianchi erano divisi da quelli dei neri.